Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col Bianco e Rosso TV Sport. Allora, sabato si torna a giocare al San Nicola. Ho parlato con chi era responsabile dei lavori, ha detto il campo fa al caso del Bari, tagliato in modo obliquo. In questo modo praticamente i rimbalzi sono fedeli, sia se giochi comunque sempre rasoterra, diciamo in verticale, che in orizzontale. Quindi mi ha detto il signor Mario Bindi, si chiama così, il campo è perfetto per il Bari. Speriamo che sia così. Lo chiedo al dottor Giovanni Giua, webmaster sito www.aziendabari.it. Sono curioso di rivederlo. Comunque anche sulla terra battuta non ce la siamo cavata male. Questo è un po' come gli specialisti del tennis. Sulla terra battuta abbiamo vinto due partite su due, perché l'altra abbiamo giocata ad Andria, ma le due in casa le abbiamo vinte contro Cittadella e anche il Napoli, ha vinto col campo di Sanza. In terra battuta, quindi saremo a vedere se sarà così. Allora, poco fa ha parlato Polenta intanto, quindi tra poco avremo modo di ascoltare Polenta. Il professor Antonucci mi ha evidenziato una curiosità. Sabato sarebbe stato Bari-Lecce. Il calendario proponeva Bari-Lecce, poi al posto del Lecce è subentrato il Vicenza. Ti manca un posto derby o no? Io sì, avrei preferito la Serie B per tutte e due, però dopo quello che hanno fatto, insomma, qualcuno deve pagare. Non si può lasciare impunita un latrocinio di quel genere. C'è un amico in linea, credo. Pronto? Carissimo, io sono sempre Rocco, devo fare due domande, una al dottor Giu stavolta e che saluto. Grazie. Io sono stato un allievo dell'ingegner Volpetti, suo amico, che mi ha sempre detto che insomma è stato un amico suo. Di bridge? Il dottor, ingegner Volpetti. Ci ha insegnato il bridge. Infatti, quello punto. Enzo, un'altra domanda a questo punto, che giustamente Bogino, oltre a quello che ha fatto, ci ha fatto risvegliare anche della baresità, perché a questo punto, Enzo, oltre Bari-Lecce speriamo di poter vincere con il Vicenza. A questo punto vediamo bene. Ma il derby ti manca, Rocco, visto che comunque sabato si sarebbe giocato il derby Bari-Lecce senza l'entusiasmo. Enzo, io sono fidanzato, lo diciamo a tutta Bari, con una leccese. Io vado a Lecce da 8 anni, però mi sono fatto rispettare anche da baristi che mi volevano fare fuori, nel senso, che mi rispettano. Forza Bari, grazie. Grazie per il tuo intervento, grazie. 080 501 9998, tanto fra poco siamo già pronti per mandare Polenta. A quest'ora, ci sta. Ma Polenta è un giocatore che ti piace, sì o no? Perché è un giocatore che in qualche modo... Dà abbastanza sicurezza, è uno che è tignoso, non è tanto elegante, però insomma, la palla la riesce a trattenere. E addette lavori, insomma, annunciano un nuovo campione in Polenta, che ricordo da una ventina d'anni, non di più. È stato in nazionale nel paese suo, no? Certo, è il 93 credo che sia, forse non è neanche... Sì, dovrebbe... No, 92, 93, comunque è giovanissimo, ha 20 anni. C'è un amico in linea, pronto? Pronto, buongiorno, sono Antonio degli Amici della Sud. Ciao Antonio, ti manca il derby Bari-Lecce che è nel programma? Anche che non manca il derby Bari-Lecce, solo che visto l'ultimo che abbiamo subito certe conseguenze è meglio non parlare. Volevo fare i complimenti al dottor Giua, perché noi condividiamo la stessa passione politica. Sì. E un giorno in un intervento al Galleria fu chiamato sul palco e guarda caso poi andò a finire di parlare del sindaco e di Punta Perotti. Sì. E la lingua batte sempre dove il dente duole. Ciao, saluto Baffone. Grazie per il nostro amico della Curva Sud. Vabbè. Polenta, possiamo servire la Polenta? Sì? Non so. Serviamo, sentiamo cosa ha detto poco fa in conferenza stampa. Sì, sono stati due giorni liberi. Già abbiamo lasciato dietro il Verona, ora pensiamo al Vicenza. Stiamo tranquilli che abbiamo fatto il massimo, abbiamo dato tutto per vincere. Peccato nel finale che l'abbiamo persa, però. Siamo tranquilli che abbiamo lasciato tutto in campo e abbiamo giocato bene, anche secondo me. Che ora dobbiamo pensare a Vicenza, allenarci questa settimana al massimo, che per fortuna ci alleniamo tutta la settimana, no, non ci sono più intrasettimanali, quindi dobbiamo stare tranquilli e pensare a Vicenza, che
che anche loro è una squadra forte che ha dimostrato anche nell'ultima partita. Sempre cerco di dare il massimo. L'anno scorso mi ha costato di più perché era il primo anno mio in Serie B tra i professionisti. Io fino all'anno scorso avevo fatto la primavera e basta. Quest'anno ho anche un po' più di esperienza, quindi sto meglio, anche fisicamente sto meglio, quindi sarà più facile. Mi sentivo in debito con Bari, con varie città, con varie società, quindi ho scelto di tornare per quel fatto lì, perché mi sentivo in debito e finora sto pagando quello che hanno creduto in me la società, la città e i tifosi. Quindi devo continuare così, devo cercare di giocare tutte le partite. Si vede che è più organizzato, più magari anche il Mister ha un po' più di esperienza. L'anno scorso era il primo anno suo in B, quest'anno anche ha trovato lo staff di Gubbio che hanno vinto tutto, quindi magari è anche quello. No? Noi lottiamo, uno dei nostri sogni è vedere il San Nicola pieno come lo guardavo io per TV anni fa.